Signor Folletti, ti mando vicino qua, vieni. Ma che va lontano allora? No, vieni, vieni. Okay. Ci pensi si cane l'andrà di muro! Personaggio! Ragazzi miei, io non riesco a rendermi conto, voi come fate a ridere, a essere allegri in un momento funebre, in un momento di grande disagio? Ma questo? Dove erano questi personaggi da casa tua? Veramente fa? Ma che sapevo, c'è una trasmissione. Questa è una vita vera, una vita reale. Capite che a me mi sta venendo un fatto che va a gitto prima? Cioè, che mi sta venendo questa voglia di morire, questa... Ah, no. Perché soltanto nella morte trovo la liberazione. Voi non ci crederete. Voi non ci crederete. Ma per tutta stasera porongo dispiacere. Ma non dispiacere? Io vedo il dispiacere che io per tutta stasera impazzire. Io trovo il coraggio, io trovo la forza macita. Bravo, 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 bravo. Però non fai che prometti e poi non mantieni. Guardate, io gli dico macita e che dici bravo, che prometti e non mantieni. Mi vuole fare morire, mi vuole. Al telefono, non ce l'hanno con te. Non, signore, che sto parlando con Teresa, ha detto che viene presto stasera. Ho detto brava, brava, viene presto. Può parlare con te. Con me? Con te. Passate bene a me. No, qua mando. Terry, sono papà. Papà, posso parlare un attimo con mamma? Che ne dici a papà? Stai piangendo? No, no, ya, sto ridendo, ya. Ah, non stai ridendo? No, non sta ridendo, non sta ridendo. E per arrivo che piangi? Vuoi dire a me? Mamma, forza mamma. E può parlare con me? Sono cose effimere, vabbè, te la passo subito, aspetta papà, ciao, un bacio forte forte. Già. Ciao, ciao papà, ciao. Oh, sta sempre pieto. Teresa, mamma, dimmi, bella. Mamma. Mamma, ti devo dire una cosa importante. Mamma, però non ho il coraggio. Mamma, mamma, io sono incinta. Stai dicendo Teresa? Ma che è? Come Teresa, mamma? Ma che è stato? Mamma mia! Ma che ne stai facendo mettere paura? Ma che ne è? Ui! Teresa! Che ha fatto? È nella nostra! Che ha fatto? È nella natura! Maronna! È incinta! Uzza, passa nuova! Ma pensavo chissà che è! La voglio una incinta! Al giorno d'oggi voi mettete ancora paura di queste cose! E che non dici niente tu? Ma che già dici? Un po' di emancipazione, un po' di civiltà! La gente va in coppa, non... Voi pigliate ancora colore perché non voglio nei 18 anni, vediamo ci sono in giro. Che roba è questa? Un moderno, ma? È in giro, non voglio. Teresa è in giro. Aspetta, non ho capito bene. Teresa, Terry, la vicinetta mia, è in giro. Da panza alla nazza. Sei nonno. Non ancora, papà. Tra poco ti accontento. Terry! 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 Ma qua Terry, che l'hai marzia? Lo so, ho capito. Terry, la tua sorellina. È incinta! E come ha fatto? Come ha fatto? Ha fatto? Ha dato un bacio al fidanzato e è rimasta incinta. Un bacio? Incinta pure io. Incinta pure tu? Bacio. Ah. Un telefono. Rispondete, può essere che una volta tanto me la notizia è buona. Rispondete. Rispondi. Ma... rispondo tu. Pronto? Sì, casa di Maio. Va bene, sì, subito, maresciallo, subito. Maresciallo dei Carabinieri vuole parlare con il capo di casa. Pronto? Maresciallo! Bevi l'acqua! Sì, maresciallo.